Carta dello studente, la provincia di Potenza, prima in Italia, la estende anche agli universitari. E cambiamo decisamente argomento, sarà estesa anche agli universitari la carta dello studente prevista per gli allievi delle scuole superiori, una novità nel panorama nazionale avviata per la prima volta dalla provincia di Potenza. Ci dice di più Maria Rosa Monaco. Si va dagli sconti su tariffe internet e di telefonia alle agevolazioni per viaggi e mezzi di trasporto, oltre alle riduzioni su libri, cinema e altre offerte culturali. Il tutto condensato in una sola carta, quella dello studente, dedicata agli allievi delle scuole superiori italiane, ma che su iniziativa della provincia di Potenza sarà per la prima volta nel panorama nazionale estesa anche agli studenti universitari. Pensiamo che possa essere un primo passo importante anche verso un miglioramento dei servizi agli studenti, che molto spesso ha rappresentato uno degli elementi sui quali gli studenti hanno richiesto una maggiore attenzione da parte di tutti. Il progetto, che sarà effettivo entro i primi mesi del 2013, è stato presentato questa mattina a Potenza in un incontro in cui sono state rese note anche altre iniziative per rafforzare il diritto allo studio e offrire un sostegno alle famiglie lucane su cui pesano gli effetti della crisi economica. Tra i progetti, 100 piccoli Erasmus dedicati ad altrettanti liceali del capoluogo che partiranno fra breve per 3 settimane di formazione all'estero. Con i mini Erasmus, con la carta per gli studenti e fra un po' con il credito etico per gli studenti universitari, miriamo a rafforzare il diritto allo studio e anche un sostegno indiretto alle famiglie che vivono anche un momento di difficoltà dovuto alla crisi. La nuova forma di credito agevolato per universitari, denominata appunto credito etico per gli studenti universitari, è dedicata ai residenti nella provincia di Potenza e dovrebbe partire entro la fine dell'anno.